L'arrivo di Johnny Depp in Italia è stato tutt'altro che tranquillo. I fan hanno assediato prima l'aeroporto e poi l'hotel dove alloggiava. Raggiunto il palco della Festa del Cinema di Roma, ha dichiarato che i suoi figli, ad oggi, sono il successo più grande. Poi, l'attacco a Hollywood, è un luogo di vacanza, non mi interessa. L'arrivo di Johnny Depp in Italia è stato tutt'altro che tranquillo. I fan sembra abbiano assediato prima l'aeroporto di Fiumicino e poi l'hotel dove alloggiava, impedendogli, di fatto, di raggiungere il Festival del Cinema di Roma nell'orario previsto per la presentazione della web serie animata dal titolo Puffins, nella quale dà la voce al pennuto protagonista Johnny Puff. Un'accoglienza calorosa, nonostante le 2 ore e mezza di ritardo, per le quali pare siano stati responsabili i suoi fan, appostati fuori l'albergo, che lo avrebbero costretto a prendere un'uscita secondaria. Il red carpet ha infiammato la Festa del Cinema e colpito profondamente l'attore, che si è dato 2 colpi sul petto in segno di riconoscenza per l'affetto incondizionato in questo periodo non proprio semplice della sua vita. Le accuse di violenze domestiche mosse dalla ex Amber Heard hanno eclissato almeno per un biennio la sua immagine da divo del cinema, destinandolo alla perdita di diversi lavori. Le ultime cronache riportano la parziale risoluzione in suo favore di un processo che ha fatto parlare tutti i quotidiani del mondo. Un divo di Hollywood che, appena raggiunto il palco per un breve incontro, ha preso le distanze proprio dal mondo da dove proviene. Hollywood è un luogo di vacanza, non mi interessa, c'è una grande mancanza di conoscenza là, io invece voglio lavorare in film con persone che abbiano qualcosa da dire e ha aggiunto sono più interessato ad aiutare magari un autore quindicenne a trovare la propria voce, anche girando un film con un telefonino. Cosa che non è possibile a Hollywood. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.